vetrata sulla Vallata Suvigny. Ecologico. Sì. C'è un corridoio tra i due parchi, tra il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Nazionale della Maiella. Sì. Il corridoio purtroppo è interrotto dalla statale, lì ci passa la Superstrada che credo abbiate preso anche voi da dove Sì. venite, da Sulmona, no? Va sul buono, esatto. Ci passa proprio in mezzo. Proprio per questo lì spesso c'è l'avvistamento dell'orso. Ah. Cioè, l'orso che passa da un'area protetta, che è quella del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, al Parco Nazionale della Maiella, è costretto a attraversare, cioè, non pro... ci sono dei passaggi, però delle volte non si ritrova e si ritrova sulla strada e l'ha incontrato Andrea sabato scorso, no? Ah. Andrea, hai incontrato l'orso? Domenica sotto a Pettorato. Pensate. Sulla strada, poi sulla strada. Alla fine della curva. È l'orso che saliva sulle piante a mangiare le miele, quello. Ma non lo so, secondo me invece già era andato a mio cugino, gli aveva pulito il pollaio. Raccontavo al presidente che là realmente perché si incontra sempre l'orso, tu l'hai incontrato più giù, c'è cioè Sì. chi l'ha incontrato più su. In genere quella è la zona perché ce ne stanno parecchi. No, ma qua si capisce bene, perché il Parco Nazionale d'Abruzzo che da qua riprende, perché poi giù coso è stato dentro al parco, qua c'è proprio un corridoio, se tu vedi le cartine delle aree protette, c'è proprio un corridoio che collega i due parchi, quindi consente alla fauna selvatica di passare da un parco a un altro. Il peccato è che in mezzo ci sta la superstrada. Quindi se loro riescono a prendere, infatti si parlava di fare un ponte e di indirizzarli tutti su un ponte. Non è manco quello perché l'orso ti passa così, ok, i cinghiali ne sono troppi, i cervi sono ancora di più. Il passaggio che loro dicono che sta sul piano delle 5 miglia non è derivato dal fatto che ci sta il passaggio e quindi gli animali poveri. Il problema è che questi qua che dove loro dicono che c'è il passaggio, là seminano l'erba medica. Si vanno a E mangiare l'erba. quelli non raccolgono più niente. Quindi questi dicono avete rotto le scatole allora. Questi recinzione elettrica, quelli niente, quelli non sentono niente, passano e non raccolgono più niente. Quindi oltre al problema delle macchine, fanno il problema all'agricoltore che alla fine non raccoglie Lo niente. so, questo c'è. Maurizio.